Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Partiamo con le notizie riguardanti la puzza che in questi giorni è entrata nelle nostre case dovute anche alle correnti d'aria. Cosa è successo? Un incendio nel territorio del comune di Tradate ha colpito un'azienda di compost. Questo incendio non è ancora del tutto spento perché il compost è difficile da spegnere con l'acqua in un primo momento, quindi le operazioni sono piuttosto lunghe. Abbiamo anche interpellato ARPA dopo le varie segnalazioni arrivate all'ufficio ambiente dai cittadini. ARPA cosa ci dice? Ci dice che i fumi prodotti da questo incendio non sono fumi nocivi, quindi non si tratta di materiale chimico o materiale pericoloso per la nostra salute. Si tratta appunto di concime, di rami, granaglie e tutto ciò che sta bruciando in questo momento. Pertanto ARPA ci rende noto che la puzza molto probabilmente proseguirà anche nei prossimi giorni, fino a che l'incendio non sarà completamente concluso, non sarà completamente spento. E perché viene questo odore? Lo sentiamo specialmente nelle ore serali e nella notte, per causa proprio delle correnti d'aria e del cambio di pressione tra giorno e notte. Cosa dobbiamo fare? Portare un po' di pazienza, essere consapevoli che quello che stiamo respirando non è comunque un odore che ci fa male alla salute, ma sperare che nel prima possibile questo incidente si possa risolvere. Da tempo viene segnalato, o meglio da anni viene segnalato, una problematica al cimitero, specialmente in una zona dei loculi, gli ultimi loculi costruiti all'inizio degli anni 10 di questo secolo. Questi loculi cosa hanno? Qual è la loro problematica? Rilasciano un odore sgradevole. Quindi cosa faremo? Questa amministrazione comunale, che ha recepito le esigenze delle persone che hanno segnalato questo problema, che ha visto e che ha sentito ciò che succede davvero all'interno del cimitero, metterà a disposizione dell'ufficio tecnico dei soldi per porre fine in modo definitivo a questa problematica. Portate pazienza anche in questo caso, le famiglie verranno comunque contattate e vi terremo aggiornati di tutto ciò che si farà in merito a questa problematica. Un'altra problematica che ci è stata segnalata è quella dei contenitori per vestiti usati che sono sparsi in alcune zone del nostro paese. Questi contenitori purtroppo vengono utilizzati soprattutto nella parte esterna come una discarica a cielo aperto. È una cosa che non deve essere fatta, soprattutto per il rispetto della zona e per una questione di civiltà e di decoro urbano. Cosa faremo? Staremo molto attenti a questa situazione, valuteremo se spostare questi bidoni e metterli in zone videosorvegliate, di modo che queste situazioni non possano più capitare e ci sia rispetto sia di quello che c'è all'interno di questi contenitori, quindi abiti per persone meno abbienti, e per la zona in cui vengono posti. Gli eventi della settimana: martedì sera alle 20.45 presso Calipolis, organizzato dal CRT sempre all'interno della rassegna del Festival della Vallelona, un concerto appunto presso la Prodo Calipolis. Mentre facciamo un passo in avanti di una settimana per iniziare a dire che il 22 luglio all'interno del cortile del Castello Visconteo, sede del municipio, ci sarà alle ore 21 un concerto di arpe. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video.